Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui tornata per mostrarvi tutte le cose che ho acquistato durante il mese di luglio, approfittando di sconti pazzeschi che sono stati fatti sia online ma anche in negozio. In particolar modo ho fatto vari acquisti approfittando di scontistiche del 20, 25 e 30% sia sul sito di Figli Unique ma anche Lookfantastic, e proprio per questo motivo ho raggruppato, ho aspettato le varie consegne, ho raggruppato tutti gli acquisti e ho ben pensato quest'oggi di farvi questo video mega haul, davvero credo il più grande della storia, in cui vi farò vedere tutte le cose che ho acquistato, eccetto un paio di cose che ho acquistato a prezzo pieno. Il resto sono tutti prodotti scontati. La maggior parte sono prodotti di make-up, di skincare, ma c'è anche qualcosina per il corpo. E detto ciò, direi subito di iniziare. Ovviamente, prima di iniziare, se vi va e ancora non siete iscritti, non dovete fare nient'altro che iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi, ovviamente, per i nuovi contenuti. Detto ciò, direi subito di iniziare e voglio iniziare con un ordine che ho fatto sul sito di Figli Unique, dove il brand di Huda Beauty veniva scontato, udite bene, del 30%, e approfittando di questa promozione ho voluto acquistare in primis il nuovo correttore di cui ho sentito parlare strabene sia sui social ma anche da alcune persone fidate, e ho voluto quindi acquistare il Faux Filter Luminous Matte Concealer nella colorazione Cotton Candy, che corrisponde poi a 2.3B. In realtà io qualche giorno prima a quest'ordine ero stata in negozio da Boots, dove appunto c'è lo stand di Huda Beauty, e avevo avuto modo di swatchare quelle che potevano essere appunto le colorazioni più vicine alla mia, e ce n'erano un paio che credevo potessero andare bene. Alla fine ho voluto prendere questa, che è appunto la 2,3B, che se vi va possiamo provarla insieme in un video Get Ready. Il pack interno è questo qui, ha ovviamente la scritta Faux Filter Concealer laterale, e trovo sia veramente molto bello. Ovviamente questi prodotti non li ho ancora provati, li proveremo tutti insieme. Poi, sempre in tale occasione, ho voluto acquistare anche un Glowish Blush, che come sapete sono appunto questi blush che sono stati lanciati la scorsa estate. Inizialmente non mi avevano particolarmente colpito, in particolar modo avevo sentito parlare piuttosto male del fondotinta compatto, ma anche del fondotinta in polvere, e le uniche cose che mi avevano colpito era un blush, che tra l'altro avevo avuto già modo di provare perché mia sorella lo possedeva, e poi anche un bronzer, e approfittando di questo 30% ho avuto modo di portarmi questo prodottino a casa per circa 12 pound, quindi ne ho voluto approfittare. Tra le quattro tonalità proposte ho voluto scegliere la 01 Healthy Peach, che credo sia un bellissimo colore. Adesso ve lo faccio vedere, e questo qui vedete è un pescato, ma io ci trovo anche una punta di corallo all'interno, e trovo sia una colorazione bellissima per il periodo estivo. L'ho swatchato anche questo in negozio, mi piaceva tanto e quindi l'ho preso ovviamente su Figli Unique. E poi ultimo acquisto fatto con quest'ordine su Figli Unique è stato questo kit, che in realtà mi è stato regalato dal mio compagno ed è il Power Duo. Vedete, è composto in realtà da una mini side di un profumino della linea Kajali, e poi c'è un Power Matte Lipstick di appunto di Huda Beauty. Adesso vi faccio vedere i due prodottini nel dettaglio. Avevo avuto modo di swatchare vari prodotti in negozio e soprattutto di annusare alcune di queste fragranze, e la mia preferita è la Deja Vu, che corrisponde poi a come profumazioni White Flower le definisce. Io direi un vero e proprio vaniglia mischiato con limonoi, c'è veramente una fragranza dolce, sensuale, bellissima, e quindi ho voluto acquistare questa mini size. Fatta benissimo, tra l'altro, vedete anche il nebulizzatore, quindi fatta veramente bene, la porterò sicuramente in vacanza con me. Questa fragranza è bellissima soprattutto per il periodo estivo, quindi sicuramente ne approfitterò. E poi il pack, ditemi voi se non è stupendo. E insieme poi a questo profumino qui, all'interno mi era uscito appunto questo rossetto in mini size della linea Matte Lipstick Rouge à Lèvres, nella tonalità Interview, che corrisponde poi
poi ha questa tonalità nude passepartout, molto simile tra l'altro al rossetto che indosso oggi, che invece è di NARS, ed è molto carino, soprattutto il pack trovo sia veramente bello. Detto ciò, poi ho fatto anche un altro ordine, sempre su Filunic. Questa volta però ho acquistato un prodotto di By The Ri che volevo acquistare già da un po' di tempo, e sto parlando della 01 palette per il viso, la Brightening CC Palette nella numerazione 01 Sunny Flash. Io in passato avevo acquistato la numero 2 l'anno scorso, subito dopo il lancio. Mi era piaciuta tantissimo e dopo un po' volevo acquistare anche la 01, però molto spesso era sold out sia su Look Fantastic ma poi anche su altri siti, e strano ma vero l'ho trovata su Filunic scontata del 30%, cioè io per poco più di 30 pound l'ho portata a casa e credo sia veramente un affare. La palette in questione è questa qui, rispetto all'altra credo vada meglio per le stagioni invernali, autunnali ma anche per la primavera. Ovviamente le polveri sono molto setose, sono proprio come nella texture simile alla 002, che è appunto quella che ho acquistato la volta scorsa. E questa qui, vi dico la verità, l'ho usata un paio di volte, soprattutto i blush sono bellissimi, veramente veramente belli. E se vi capita di trovarla in offerta io ve la consiglio, perché è una palette completa, cioè una palette che all'interno ha bronzer, ha due blush, ha l'illuminante, quindi potete tranquillamente portarla con voi magari quando siete in viaggio e stare diciamo a posto per le polveri viso, ecco. Ma non è tutto, ricordo che in uno scorso video vi avevo fatto un vero e proprio get ready with me testando alcuni prodottini di Chanel che mi erano stati regalati dal mio compagno. In particolar modo vi avevo mostrato questo qui, che è l'uomo fondo di Chanel, che è stato appunto lanciato di recente, ed è questo siero colorato che ha lo scopo prettamente di uniformare il viso. Se per caso vi siete persi quel video in cui testavo questo prodotto, ve lo lascio linkato qui in alto. E io avevo acquistato la tonalità B10, ricordo di avervelo già mostrato, ma ci voglio spendere due parole. Il prodotto è fatto in questo modo, vedete, ha all'interno queste particelle che a contatto con la pelle si rompono e rilasciano appunto questo colore che va letteralmente ad uniformare il vostro incarnato. E all'interno poi della confezione c'è anche questo pennellino consigliato per l'applicazione di questo fondotinta, ma che a mio avviso va meglio per il correttore. E poi sul retro c'è appunto il logo di Chanel. E in quell'occasione, insieme a questi due prodotti, mi è stato omaggiato un prodotto di skincare, e in particolar modo mi è stato omaggiato il Sublimage Cream di Chanel, che appunto ha questa crema per il viso con lo scopo prettamente di rigenerare, ed è una mini size da 5 ml. Ve la voglio comunque far vedere. La mini size è questa qui, vedete, Sublimage Cream, ed è appunto una crema consigliata soprattutto per l'applicazione sul viso e area del décolleté, ecco. Poi sempre in quel video lì vi avevo anche mostrato due prodotti di Dior che mi avevano fatto particolarmente gola. In particolar modo vi avevo parlato della 007 Coral Neutral Palette di Dior, che sto amando tantissimo. Questa qui l'ho provata, l'ho testata e la sto testando, mi piace veramente tanto, è una palette super estiva, bellissima, io ve la consiglio. E devo dirvi che sono rimasta particolarmente colpita dalla qualità delle polveri, perché a discolpa di quello che veniva detto, che appunto le polveri di Dior non reggevano diciamo la qualità e il confronto con altri brand, devo dire che la qualità è veramente ottima, almeno di questa linea qui Dior Backstage. E insieme poi a questa palette qui mi era stato omaggiato un prodotto di skincare che in passato già ho provato, ed è la Capture Total Super Potent Serum. È in realtà un vero e proprio siero consigliato soprattutto per andare a idratare il viso, ma è soprattutto un siero che ha lo scopo di andare a contrastare i primi segni dell'età. Io ho avuto modo di provare sia quello per il viso che per l'area del contorno occhi, e devo dire che questa linea Capture Total è fenomenale di Dior.
però ovviamente ha un costo molto elevato e io personalmente preferisco puntare su altro, ecco. E infine l'ultimo prodotto di Dior, e poi passiamo ad altre cose che avevo acquistato, è questo correttore, sempre della linea Dior Backstage. Anche questo l'ho provato in quel video e devo dirvi che dopo quell'applicazione l'ho utilizzato altre due volte, mi è piaciuto parecchio e io l'ho acquistato nella tonalità 1N, che è poi la tonalità che di solito acquisto per quanto riguarda i correttori, soprattutto i correttori di Dior. Sono un 1,5N per il viso e 1N per il correttore. Comunque mi sta piacendo tanto. Questo qui rispetto ad altri correttori ha una coprenza media, medio-bassa direi. Se non avete grandi occhiaie potete utilizzarlo da solo, altrimenti fare una correzione con un correttore più coprente e successivamente andare ad applicare questo per illuminare l'area del contorno occhi e della zona T, bellissimo. E insieme poi a questo prodottino qui, la commessa mi aveva regalato il fondotinta in mini size, un tester, ed è appunto il mio fondo preferito. Stiamo parlando del Dior Backstage nella tonalità 2N. Ovviamente è leggermente scuro, però per l'estate va bene, tenendo conto poi che a settembre andrò in vacanza e si spera di abbronzarmi un minimo. Sicuramente poi al rientro lo utilizzerò, ecco. E ho fatto poi altri acquisti. Ovviamente, in primis sono stata da TK Maxx e ho acquistato questo set di Spectrum che all'interno contiene due sponge per il viso. Sapete il mio amore incondizionato per le sponge, ne ho provate veramente tante e avevo sentito parlare molto bene di queste sponge di Spectrum che rispetto a quelle della linea Beauty Blender costano meno ma che sono ottime e quindi pagandole a un prezzo veramente piccolo perché venivano vendute scontate del 50% a 6 pound, a 5 pound, le ho volute acquistare. E all'interno di questo kit ci sono appunto queste due sponge, una un po' più grande e l'altra più piccina per l'area del contorno occhi. Ovviamente non le ho ancora provate. E sempre in quell'occasione da TK Maxx ho acquistato un altro prodottino di Huda Beauty. Ormai Huda Beauty si sa è il mio brand preferito. E di Huda Beauty ho voluto acquistare della linea Demi Matte questa tinta labbra e l'ho acquistata nella tonalità Provocateur, che è un bellissimo malva. Io ovviamente l'ho soltanto swatchato, ve lo faccio vedere. È veramente bellissimo, vedete questo qui. Tra l'altro sono proprio le tonalità che di solito utilizzo. Questo qui è molto molto bello e appunto questo finish matte, ma che però non va assolutamente a seccare le labbra e quindi non vedo l'ora veramente di provarlo. Poi non è tutto, sono stata ovviamente anche da Kiko perché ci sono stati gli sconti, del 30, del 50, del 70%. Le nuove collezioni, in particolar modo l'ultima collezione veniva scontata del 30%, poi c'erano altri prodotti scontati fino al 70%. E tra le varie cose che ho voluto acquistare, ho voluto prendere un altro illuminante della linea Fruit Explosion. Sapete che ne possiedo già uno all'interno della mia collection ed è un illuminante che io amo alla follia, ho utilizzato tantissimo, tocca quasi il fondo e dal momento che come texture mi piaceva tantissimo, l'ho voluto acquistare nella tonalità 02 Coral Sunset, che è questo bellissimo illuminante di base dorata e trovo sia bellissimo da utilizzare soprattutto durante l'estate. Questo qui veniva venduto scontato del 70% intorno ai 3 pound, 3 pound e 50, quindi è un prezzo veramente ottimo e quindi l'ho voluto approfittare. C'era poi un'altra tonalità, però quella lì era più aranciata, quindi credo vada meglio per chi magari ha un'abbronzatura più accentuata o comunque ha un tono di pelle molto molto più scuro rispetto al mio. E in quell'occasione ho poi acquistato della linea classica il Long Lasting Eyeshadow Stick nella tonalità 05. In realtà questa tonalità io già la possiedo, però dal momento che la mia tonalità preferita dei long lasting
Long Lasting Eyeshadow Stick di Kiko, l'ho voluta riacquistare e in particolar modo la tonalità 05 è questa qui che è un bellissimo taupe. Sapete che io amo questo colore, lo uso tantissimo. Quello che possiedo al momento è arrivato a metà, quindi prima che terminasse e prima di dover tornare in negozio e pagarlo 8 pound, l'ho voluto acquistare a 5, quindi quasi a metà prezzo, ecco. E poi ho voluto prendere delle novità per me, ma che sono delle novità solo per me, perché ci sono già da tempo da Kiko. In particolar modo ho voluto prendere della linea Sweet Affair, questa Delightful Eyeshadow, ed è una vera e propria mousse nella tonalità 03 Choco Mousse. Questa qui mi è piaciuta tanto proprio nella texture, l'ho voluta acquistare. C'erano, se non erro, quattro colorazioni riproposte. Io ho voluto prendere questa che credo sia bellissima, vedete? L'ho anche swatchata ed è un bellissimo cioccolato, molto molto bella. Credo che queste mousse vadano bene anche soltanto proprio sul lid, così se si vuole fare un look veloce siano ottime. E tra l'altro sono molto cremose, cioè si stendono molto bene. Non è l'unica mousse che ho acquistato da Kiko, ne ho acquistate anche altre due. Queste qui però sono le Color Long Lasting Creamy Eyeshadow e sono della linea classica, queste, diciamo questa qui nel pack nero, e ho voluto prendere due tonalità, la 04 e la 08. Ve le faccio vedere. In assoluto la mia preferita è la 04, ve lo dico già, ed è questa qui. Ditemi voi se non è stupenda, è questo colore meraviglioso, uno champagne bellissimo. Non le ho ancora provate, le ho soltanto swatchate, quindi non so se sono delle mousse che vanno a risaltare e a fare un effetto crespo di carta pecorito, diciamo alla palpebra, però sulla mano mi sembrano molto belle. E l'altra invece è la 08, e qui ho voluto osare un po' di più con la colorazione perché è una colorazione piuttosto scura e è un grigio quasi carbone, direi. Vedete, questo qui è un grigio bellissimo. Questo credo sia bellissimo da utilizzare per fare degli smokey eye e veramente non vedo l'ora di provarli, ecco. Ho quasi terminato con il make up, però ho anche un sacco di cose di skin care, quindi volevo terminare col make up e poi passare con la, diciamo, alla skin care. Sempre di make up ho acquistato questa meraviglia qui ed è la Mauve Palette di Kylie. Kylie da poco tempo è arrivato anche qui in UK e in particolar modo è sbarcato da Boots, che ovviamente è un superstore che rivende tantissimi prodotti di make up, sia di brand low cost ma anche super super costosi come Chanel e Dior. E comunque c'era lo stand di Kylie. Siccome sul canale di Simona, del canale Miss Penny 09, avevo visto proprio lei utilizzare questa palette e mi era piaciuta proprio tanto, l'ho voluta acquistare. Dal momento poi che avevo dei punti sulla carta e comunque avevo un'offerta, l'ho voluta acquistare. La Mauve in particolar modo è questa palette qui, è molto bella. Ci sono anche delle tonalità marroni neutre che comunque vi permettono anche di fare dei look più veloci, ma ci sono dei pop di colore. In particolar modo questi shimmer sono bellissimi a mio avviso, in particolar modo questo qui. Ve lo faccio vedere perché è veramente bello. È una palette che comunque vi permette di fare dei look particolari, ma anche da tutti i giorni. C'era sia questa qui e c'era poi un'altra sui toni del marrone, del dorato. Io ho voluto prendere questa qui sui toni del malva perché tra le due è quella che mi piace di più, ecco, e sicuramente sfrutterei di più. L'ho utilizzata soltanto una volta ad oggi e vi posso dire che la qualità è veramente ottima, quindi sono sicura di utilizzarla tanto. E poi una palette un po' passepartout, ecco. E ultimi acquisti di make up li ho fatti sempre da Boots, sono però dei prodotti low cost. In particolar modo ho voluto provare di L'Oreal una nuova tinta che è stata lanciata un po' da qualche mesetto, credo, ed è questa linea Intense Volume Matte. Nel pack assomigliano moltissimo alle tinte che sono state lanciate di recente da MAC. Questa qui di L'Oreal che ho acquistato è la 187 Fucsia Libre si chiama ed è un colore meraviglioso. Ovviamente l'ho soltanto swatchata fino ad oggi,
ma io ve la voglio far vedere perché credo sia bellissima. Vedete, questo color berry stupendo, che magari d'estate con un po' di abbronzatura andrebbe sicuramente a risaltare il sorriso e l'incarnato. E insieme poi a questa qui, sempre di L'Oreal, ho voluto acquistare una matita per le sopracciglia perché, strano ma vero, ho finito quasi tutto all'interno delle scorte e ho messo in uso l'ultima mina che avevo di Morphe. Quindi, prima di rimanerne senza e dal momento che non volevo spenderci troppo per le sopracciglia, ho voluto prendere questa qui della linea Brow Artist ed è la Skinny Definer che ho acquistato nella tonalità 109 Ebony, è un marrone scuro, e ne ho voluta prendere anche un'altra per le sopracciglia, però di Maybelline della linea Express Brown, e questa qui l'ho presa nella tonalità Deep Brown. Sono delle vere e proprie mine, quindi hanno una mina molto molto sottile e ovviamente non le ho ancora provate. E quel giorno c'era una promo particolare da Boots, perché se si spendeva almeno 20 pound in brand come Maybelline, L'Oreal, comunque brand low cost, si veniva omaggiati di una beauty bag. E la beauty bag in questione è questa qui, bellissima, il valore è di 30 pound, ovviamente l'ho ricevuta in omaggio e vi voglio far vedere tutto quello che ho trovato all'interno. Allora, che cosa c'è? C'è in primis un pack con all'interno delle salvettine struccanti di questo brand Number 7, che è diciamo un brand rivenduto appunto da Boots, e sono ovviamente delle salvettine che possono essere utilizzate per rimuovere il make-up biodegradabili. Io le utilizzerò, come sapete, sulla mia make-up station. Poi all'interno c'è questo mascara di Maybelline, The Colossal Glow Extreme. Spero non sia waterproof perché io odio i mascara waterproof. Poi c'è questo rossettino, ma più che altro è una tinta labbra di Revolution nella tonalità Crème Chauffeur 110. Questa qui è un marrone scuro, direi. Non l'ho ancora provata, però se vi va possiamo provarle insieme. Poi c'è questa Squeeze Travel Bottle, molto carina. In realtà una bottiglia che può essere portata in viaggio per contenere i liquidi e tra l'altro anche il sigillo qui, quindi con questa state sicuri che il prodotto non esplode o comunque andate a perdere il liquido all'interno della vostra valigia. Ci sono poi due smalti molto belli, questi qui. Il primo è super estivo ed è di Rimmel, nella tonalità 430 Coralicious, un corallo stupendo che in questi giorni utilizzerò, e l'altro invece è il classico rosso che tutti amano, di Maybelline, della linea Superstay 7 Days, questo qui è un rosso molto molto bello. Il numero è Deep Red 06. E infine l'ultima cosa che c'è all'interno di questa beauty box o beauty bag in omaggio è una maschera di Garnier all'acido ialuronico e lavanda, che sapete sono appunto queste maschere che io amo 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 alla follia. Detto ciò, direi di passare alla skincare, perché anche di skincare ho un sacco di cose da farvi vedere. In primis voglio mostrarvi questo kit di Liz Earl, che è appunto un brand rivenduto su vari siti, tra cui Look Fantastic. Questo qui in realtà è un kit che mi è stato regalato dalla mia amica Mary. Ho apprezzato tantissimo ed è un kit che mi ha regalato per i miei 1000 iscritti, come regalino, diciamo. E all'interno ci sono quattro prodotti di skincare in mini size, quindi travel friendly, e c'è poi anche un panno. Vi voglio far vedere il contenuto di questo kit nel dettaglio. E ne ho sempre sentito parlare strabene di questo brand, però non ho avuto mai modo di provarlo, quindi questa è sicuramente l'occasione buona per provarli. Allora, all'interno abbiamo un skin tonic, quindi un tonico per il viso. Poi abbiamo Cleanse and Polish Hot Cloth Cleanser ed è un prodotto detergente ed esfoliante che va utilizzato come trattamento con il pannetto contenuto all'interno. Ha lo scopo prettamente di andare a struccare il viso, detergere il viso e andare allo stesso tempo ad esfoliarlo. C'è poi una crema idratante che contiene all'interno vari oli, tra cui shea butter, olio di avocado e altri oli di vari semi. Questo qui, e
E infine l'ultimo prodottino, ve lo voglio far vedere, è un eye cleanser, quindi un prodotto struccante per gli occhi e dovrebbe andare a struccare anche prodotti più waterproof, come ad esempio le tinte labbra, mascara waterproof, resistente all'acqua, eccetera, eccetera. Poi su Look Fantastic ci sono state delle promozioni da scaravoltarsi e tra queste promozioni un sacco di prodotti di skincare di vari marchi come Vichy, CeraVe, eccetera, eccetera, venivano scontati del 30% più un 5% ulteriore al checkout. E quindi che cosa fai? Non ne approfitti? Ovviamente sì, ho fatto un po' di scorte. E che cosa ho acquistato? In primis ho voluto acquistare della linea Mineral 89 il mio amatissimo booster per il viso, questo qui idratante, con all'interno acido ialuronico e 85% di acqua vulcanica, con ovviamente vari minerali. Sapete che io amo questo prodotto, l'ho utilizzato tantissimo in passato, ogni volta che termina lo riacquisto, ha comunque un prezzo elevato perché viene venduto intorno ai 25 pound, però approfittando di queste promozioni è sempre bello diciamo avere degli sconti e l'ho pagato intorno ai 15-16 pound, quindi ottimo prezzo. E sempre di Vichy ho voluto acquistare questa crema che in realtà se avete visto il mio video dei prodotti finiti l'avevo già provata in mini size, l'avevo amata tantissimo e l'ho voluto acquistare in full size. È questa crema della linea Aqualia Thermal ed è una crema idratante gel che ha lo scopo prettamente di andare a idratare o reidratare pelli particolarmente disidratate, quindi ottima anche per il periodo estivo ed è in un formato da 50 ml. Poi ho preso di SVR un altro booster idratante, questo qui della linea Acqua Gel, vedete, ed è consigliato soprattutto per chi ha una pelle particolarmente sensibile. Il prodotto si presenta in questo modo, in questo formato da 40 ml, l'ho provato una volta perché ero super curiosa e ricordo di averlo anche sfocciato sulla mano e quando l'ho applicato avevo una sensazione proprio di freschezza, quasi di ghiaccio, persistente per qualche minuto, quindi ha comunque una sensazione di freschezza che poi persiste sulla pelle, ecco. E poi ho preso di CeraVe nuovamente questo Hydrating Cleanser che sapete amo tantissimo. Ho voluto prendere questo qui della linea classica perché comunque sia quello ma anche quello nuovo mi piacevano entrambi. Questo qui va a detergere molto bene, ha i tre ceramidi essenziali all'interno, acido ialuronico, comunque è un ottimo detergente viso e trovarlo a quel prezzo ovviamente bisognava assolutamente approfittarne. E ultima cosa di skincare è di Garnier ed è un siero alla vitamina C, però questa volta non è il siero che vi avevo mostrato nell'altro video, quello lì che sto amando alla follia. In realtà è questo qui, il Brightening Serum Cream, che fa sia da siero ma anche crema, quindi è un prodotto 2 in 1. E dal momento che comunque quel siero lì mi piaceva tanto, ho detto perché no, ne provo anche questo prodottino bifasico. E tra l'altro contiene anche un SPF 25 all'interno che non fa mai male. Anche di questo ne ho sentito parlare molto bene, soprattutto a Giulia Cova, ma anche altre ragazze che seguo, quindi ne ho voluto approfittare. E poi ho preso due cose, uno è un accessorio per il make up ed è un temperino, l'ho voluto acquistare perché il temperino che ho di MAC, che ce l'ho veramente dall'oltretomba, si è consumato un sacco e molto spesso non tempera bene le matite, quindi ho voluto prendere questo qui di Benefit che l'ho pagato intorno ai 3 pound ed è fatto in questo modo, vedete ha ovviamente due accessi, uno per le matite normali, le classiche, e quelle un po' più doppie per i matitoni o comunque delle matite più doppie. E l'ultima cosa è per il corpo, mi sono voluta fare un autoregalo, una coccola, e ho voluto prendere questo scrub di Collistar, è il Talasso Scrub Anti-Acqua, all'interno contiene zucchero di canna con spezie e oli essenziali, ed è un sale esfoliante che io amo alla follia, l'ho scoperto grazie a mia sorella, perché quando vado in Italia, soprattutto d'estate, dopo andare al mare, diciamo, dopo diciamo, le mie esposizioni al mare, facevo sempre la vasca.
vasca e avevo una pelle molto molto disidratata e lei aveva tra le sue, i suoi prodotti questo scrub qui e ricordo di averlo utilizzato varie volte, di essermene follemente innamorata e quindi l'ho voluto acquistare ovviamente in un prezzo modico perché l'ho pagato intorno ai 22 pound. A prezzo pieno costa molto di più, quindi ne ho voluto approfittare. Poi comunque in un formato molto molto grande, questo qui da 300 grammi, quindi mi durerà tanto. Ovviamente se siete interessati ad acquistare questi prodotti date sempre uno sguardo su Lookfantastic perché ce ne sono. E con questo è tutto, vi ho mostrato tutto, ho voluto aprire, diciamo iniziare il mese di agosto con questo bellissimo haul, sperando appunto che vi sia piaciuto, che vi piaccia e mi raccomando fatemi sapere nei commenti quelli che sono i prodottini che vi sono piaciuti di più. Io per il mese di agosto ho fatto un fioretto, quindi non acquisterò nulla, nulla di skincare, di make up, nulla. E ovviamente spero di mantenere questo fioretto, se sarò brava anche fino alle mie vacanze, quindi in metà settembre, cercherò veramente di utilizzare, apprezzare e godermi tutto ciò che possiedo. Ho intenzione poi comunque di fare vari get ready with me con voi in cui provo questi prodotti, in cui andiamo veramente a testare queste palette, questi prodotti per gli occhi, eccetera, eccetera. E ovviamente fatemi sapere tutto nei commenti, spero che questo video vi sia piaciuto, se appunto così fosse lasciatemi un bel like, se volete interagire con me lasciatemi un commento e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video, vi mando un bacio, ciao!